Ciao ciao raga! Oggi non mi vedete, vi va bene, vi va molto bene. Fuori piove, tempo bruttissimo, vetri tutti bagnati. Luce accesa per farvi vedere la postazione make-up. E vi faccio vedere la postazione incasinata com'è. Non ho messo a posto nulla, così imparo. Questo video in collaborazione con Jessica Calandro. Ci siamo anche conosciute, saluto! Caldamente, ecco, visto che fa freddo qui a Milano. Allora, la postazione, come vedete, è così. C'è una piccola scrivania dell'IKEA. Lì c'è il mio letto, Tobia, Simone e la Demi. Tobia non farei ecco. Poi lo sgabellino col cuscino. Ecco, voglio proprio vedere come farò a fare sto video. E questa è una cassettiera invece che avevo preso su Amazon, se non sbaglio. Allora, io vi faccio vedere cosa c'è dentro, ma in fretta, non posso soffermarmi su ogni prodotto, diciamo. Allora, l'ultimo cassettino, non si apre più molto bene. No, veramente. Invece questo, incasinatissimo. Ci sono delle cose, diciamo, da mettere nei giveaway per voi. Questo, guardate, non lo so nemmeno io. Lo guardo insieme a voi praticamente. Ma anche questo non c'è nulla di interessante. Invece il terzo, vedete, uno, due, tre, il terzo dall'altro. Ciao Jimmy, ci sei anche tu? Praticamente ci sono tutti gli orecchini piccoli. Buttati qui così, diciamo, soltanto questi sono dentro in una scatoletta e quindi so che cosa c'è dentro, gli altri invece messi così. Ce ne sono tantissimi, so che devo fare il video di solo degli orecchini. Questo è il cassetto pieno pieno zeppo di orecchini. Questi erano dell'Avon. Ma ovviamente è da mettere a posto anche questo. Secondo, anche questo nulla facente. No, a parte le orecchiette, qua è vero, non mi ricordavo nemmeno più, come vedete. E invece il primo, ci stanno tutte le cose che compro nuove, che sono qui in attesa di essere adoperate. Come per esempio questo non lo, ah no sì, questo sì, c'è qualcosa che non adopererò mai. Beh, questa non mi piace molto, l'ho messa qui. Tutte le terre, questa è dell'H&M, questa è la cipria, non è bianca, è trasparente, fissante, molto bella, mi piace, ma ne ho già un'altra da finire. Quindi qui ci sono tutte le cose nuove di scorta, come vi dicevo qua. C'è anche il mascara di scorta e tutto il resto, insomma. E questo è il primo cassettino. Più in su ci sono questi tre. Proprio oggi che è nuvoloso dovevo fare il video, ma certo. Allora, questi tre cassettini, vediamo il primo. Sono tutte palette. Uno, due, tre. Qui ci stanno tutte le mie palette. Certo, si stanno un po' sfondando sti cassetti, però. Allora, non vi faccio vedere tutte le palette che ci sono dentro, magari in un video apposito, ok? Qui ho messo, diciamo, le più belle. Nel secondo le medie, ma non è vero perché vedi che si rovina a aprire. Eh sì, non è vero perché ce ne sono tantissime belle e non riesco nemmeno a tirarle fuori perché mannaggia, è troppo piena, troppo piena. E l'ultima invece ci sono quelle un po' più scadenti, come quelle dell'OVS, Wet n Wild, beh, non è scadente. Insomma, un po' misto, o forse anche le più piccole. Ma che carine, ma neanche so di averle, guardate, le prendo, le metto qui e neanche so di averle. Ecco, qui dentro, vabbè, dovrei mettere anche quella piccolina,
questa di MAC. Ecco, diciamo che non è che sono le più scadenti, diciamo che ci sono quelle piccoline. Ok, sopra ci sono ancora due cassetti. Qui metto le ciglia finte. Qui tutte le letterine che mi sono arrivate con i regalini. Oppure quelle del che ho, dove ho fatto il raduno, insomma, che mi hanno mandato dei regalini, e qui ci sono dentro tutte le letterine. Sopra c'è il gattino che mi ha fatto Alessia con scritto Paola Style. Questo non suona, però guardate, è bellissimo. E lui sta sopra una scatola di fazzoletti con una spiaggia, un tramonto, e sono fazzoletti. Ok. Poi adesso mi siedo e vi faccio vedere cosa c'è invece sopra la scrivania. Partiamo da qui, ovviamente. Qua sopra tengo le cose che uso di più al mattino, perciò la crema, poi metto questa adesso, la CC cream, altrimenti sono qui le altre creme e le CC cream, BB cream, correttore della Maybelline, scotch, perché io devo sempre averlo a portata di mano. Poi ho la terra della Kiko, che uso ancora tutte le mattine, il correttore dell'Essence, questi due, in crema, e poi metto questo blush adesso, in questo periodo. Poi ci sono altre creme che dovrei mettere via, altre terre, altri blush, come vedete. La mousse dell'Essence, che mi piaceva tantissimo, ma con calma uno adopera tutto. Poi questi due mascara sono qui davanti perché sono quelli che adopero di più. Questo blu di Kiko e questo di Essence. Allora, qui nel primo porta pennelli ci sono tutti i pennelli rosa e io adopero soprattutto questo per il blush. Invece in quello dietro ho messo, devo mettere a posto ovvio, tutte queste matitine qui di Kiko, sono tutte da mettere a posto, più questa bianca, e voglio buttare questi pennelli. Poi vediamo, qui c'è una crema dell'Essence, ok. Questo invece sono, ecco, sono state giù, dei cassettini, no cassettini, della Muji, che è così, vedete, scalando, non cassettini, è aperto. Praticamente ho messo le matite per gli occhi ed erano all'inizio, come si dice, divise per colore, cioè qua c'erano tutte le nere, qua quelle colorate e qui le nere, insomma non lo so, adesso sono tutte mischiate molto bene. Questa è una palettina, questa era, sono delle cose che avevo nella borsetta che devo ancora rimettere. Qui altra cosa trasparente dove tengo, beh, una biro, perché io ho sempre bisogno di biro dappertutto, più vari correttori, la mia pinzetta per le sopracciglia, questa non deve mai mancare, e ho tutti i mascara, mascara di Sephora, perché Française Mais Oui, Essence, Manga, un po' anche quello arancione di Essence, I Love Extreme. Sì, insomma, ne ho un po', non so, adesso non sono più capace di rimetterli. Aspettate che mi alzo a vedere. Uno e due, perfetto. Qui invece sulle cassettiere, come vi ho fatto vedere prima, c'è un altro portatutto dove ci sono delle matite per gli occhi di Kiko, queste qua, una vecchia collezione, e qui ci sono tutti i fondotinta che ho e, come vi ho detto prima, insomma, CC cream, BB cream e correttore. Qui invece, lì c'è uno specchio rosa, vabbè. Qui, questo che ho preso sempre, no, da Muji, no, non mi sembra. Comunque, si apre così, e qui ho messo tutte le matite labbra e anche i gloss, che non adopero tantissimo. E qui non lo so cosa c'è. Ah, sì, questo è quello che si spruzza
la polvere che era di Essence, se non sbaglio. La polvere che si spruzza e ti fa tutta sberluccichenta. Mi è caduto il tappo, perfetto. Ecco, aspettate che lo riprendo e lo sbatto dentro, perfetto. Dunque, eravamo arrivati qui. Qui sotto ho messo i due contenitori nuovi, perché i rossetti erano qua tutti sparsi, no? Perché questo è pieno di rossetti, sia di quelli dell'Essence, qui manca quello di oggi che dopo metterò da qualche parte. Qua c'è la mia matitina per le sopracciglia, quella di Essence marrone. Quindi vi ho fatto vedere che qui tengo sempre a portata di mano le cose che adopero al mattino e più se voglio qualcosa di particolare so dove sono. Qua c'è un pettine che mi serve magari anche per i video, c'è il treppiedi da mettere sulla scrivania per la macchina fotografica e altri pennelli e uso sempre questo, diciamo, anche se ne ho 3000, ma mi piace questo. Qui c'è il porta rossetti girevole e sopra ci sono due, scusate, ombretti bianchi che mi servono per l'angolo dell'occhio per illuminare. E qui ci sono tutti i rossetti MAC e tanti. Qua c'erano le lenti colorate. Questo è un siero. Qua ci sono due colori della MAC, ombretti. Quelli singoli non so mai dove metterli. Questi erano il fondotinta della MAC da provare, mi piacciono molto. E queste sono le matitine che ho lasciato qui, ma andrebbero messe via, comprese queste della Pastello che mi ha regalato. Ma chi lascia ma vi, un bacione. Questo è sempre un altro illuminante, ma non si vede un tubazzo invece. E queste sono le matite assi giusto, quelle di Kiko, con l'effetto fresco che metto moltissimo al mattino, più la matita Bordeaux. Dunque, poi qui abbiamo detto i rossetti, bla bla bla, e mancano questi contenitori che, aspettate, ecco che non faccio casino. Praticamente ci sono cose varie. Qua c'erano dentro tutte le cose degli orecchini che avanzano. Ecco, cose varie, colle, che so. Secondo, ecco, dovrei mettere qui gli ombretti della MAC. Qua ci sono degli ombretti singoli, come vedete, che io non adopero quasi mai, chissà perché li prendo, non lo so. Mi piacciono di più le palette. Anche qui è pieno, più questo, un 3 o 4 ombretti. E qui anche più dei gloss. E questo era un mascara, no, forse un eyeliner color oro con i glitter. Guardate, questo non l'ho mai adoperato, mannaggia. Mamma mia, vabbè. E qui, l'Happy Birthday de Sephora, perché francese lo ridico. E burro cacao, giusto? Questi sono per il burro cacao. No, c'è troppa confusione, lo so. Cipria, questo era un liquido per attaccare. Sì, non mi ricordo, lasciamo perdere. Questo è un altro rossetto, cosa ci fa qua? Beh, lasciamolo lì. La forbice, io devo sempre averla qui perché quando faccio video haul poi devo tagliare i cartellini. Questi erano della Physicians Formula 3 più 3, costano una barca di soldi. E basta, raga. Questo è un altro rossettino. Basta. Quindi la mia postazione incasinatissima è questa. Ah, ma qui mi dimentico sempre che qui, oh scusate, c'è qua c'è la pattumiera anche. Vedete com'è bella la mia pattumiera? C'è scritto essere bella. Non so se mi spiego. Ok, il letto è da mettere a posto meglio. No, no, non guardate. Comunque, vi dicevo, ah sì, il cassetto è. Che è incasinato, forse peggio di tutto il resto. L'accendino rosa fucsia. Ecco dov'era. Quando dovevo fare gli oggetti fucsia, era qui. Vabbè. Il collirio che a volte di mattina mi serve perché ho gli occhi rossi, soprattutto quando non li strucco. Grazie, grazie, lo so. Temperino nuovo, ma quello che io adopero sempre è qua.
Questo invece è il peperino grosso di quelle cose là, ma di qualcosa della Kiko, non mi ricordo neanche più. Queste sono creme da viso, più cipre varie, creme, lenti, ma un casino. Questo è la fascia dei capelli e le salviettine che mi ha regalato ancora Antonellina mia, sto adoperando, mi piacciono, insomma, casino, casino, casino. Questa non ho mai adoperata, la spugnettina così, e beh, vabbè, questo cos'è questo nero? Sarà un porta pennelli, credo. Vabbè, questa è la mia postazione. Quando l'avrò messa a posto, se avete visto quanto è piccola, se avete delle idee da darmi, sono disposta anche a buttare questa cassettiera pur di avere magari una cosa dell'IKEA alto, però con i cassettini tutti uguali, insomma una cosa fatta bene, ecco, mi piacerebbe. Se avete delle idee, datemele. E finiamo con questa. Ecco, certo Simone, dove metto io la faccia? Ma certo, ma chi se ne frega se metto la faccia dove... Tu metti qualcos'altro, Simone. Facciamo uno zoom. Non si vede niente, è tutto nero sto gatto. Zimo, Zimo, apri gli occhi, Zimo. Ecco, così l'avete visto. La Demi che adesso prende alla giugulare Tobia, così... Ah no, lo sta lavando, brava. No, adesso fanno la lotta, ok? Però questa è tutta un'altra storia. Vi lascio su questa magnificenza di gatto che si chiama Jimmy Winnie. E mando un bacio a tutti, soprattutto Jessica Calandro, che ha fatto questo video insieme a me. Adesso tutti ensemble. Mi raccomando, andiamo a vedere la postazione di Jessica. Sono molto, ma molto curiosa. E se avete delle idee da darmi, scrivetemele qui sotto. Raga, se vi va... Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!